Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! Chiara Ferragni, nell'ultimo video pubblicato, si è mostrata visibilmente commossa mentre esprimeva le sue scuse dopo la maxi multa inflittale dall'antitrust riguardo al Pandoro realizzato con Balocco lo scorso anno. Con sincerità e umiltà, l'influencer ha espresso il proprio pentimento per l'errore commesso, sottolineando l'importanza di ammettere gli sbagli e di agire per rimediare. Chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questo è sempre stato il nostro principio fondante, ha dichiarato Chiara Ferragni nel suo sincero messaggio di scuse. La sua famiglia insegna ai propri figli l'importanza di riconoscere gli errori e di assumersene la responsabilità. Per dimostrare la sincerità delle sue parole, Chiara Ferragni ha annunciato la devoluzione di 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ha anche chiarito la separazione netta tra attività di beneficenza e attività commerciali, riconoscendo l'importanza di comunicare in modo trasparente. L'influencer ha espresso la volontà di impugnare il provvedimento dell'ACOM, sottolineando la buona fede del suo gesto, ma ammettendo un errore di comunicazione che ha generato equivoci. Ferragni ha promesso che qualora la sanzione fosse ridotta, la differenza verrà aggiunta al 1 milione di euro donato. Nel tentativo di trasformare l'errore in qualcosa di costruttivo, Chiara Ferragni ha assicurato un costante aggiornamento sull'utilizzo dei fondi donati all'ospedale Regina Margherita e ha concluso il suo video con l'auspicio che da questo errore possa nascere qualcosa di positivo. Un messaggio che racchiude umiltà, responsabilità e un sincero desiderio di fare del bene nonostante gli ostacoli.